La storia ricorda. Nel 1936 i giochi olimpici si svolsero nella capitale tedesca ormai nazista, ma il successo, non poi così totale, degli dei della razza schiuse le porte per il bis alle Olimpiadi d'inverno, che furono attribuite ancora alla Germania. L'altra faccia della medaglia è il titolo della mossa sul tema, che si è aperta presso il Kurhaus di Garmisch-Partenkirchen, la città dove avrebbero dovuto svolgersi le gare. È stata una cosa inimmaginabile, perché nel 1939, quando i giochi vennero assegnati per la seconda volta alla Germania, a Garmisch-Partenkirchen, si sapeva già come andavano le cose. I tedeschi erano entrati in Cecoslovacchia, le leggi razziali erano state ufficialmente emanate nel novembre del 38, quindi fu stupefacente vedere come le Olimpiadi venissero nel giugno del 39 attribuite ancora alla Germania. La spiegazione sta soltanto nella grande ammirazione che il paese aveva suscitato anche all'estero, tanto da creare questa simpatia. La guerra cancellò la scelta del Comitato Olimpico, ma intanto questa pagina nascosta della storia svela l'efficienza della macchina della propaganda nazista, che dietro una parvenza di compostezza e di forza celava una straordinaria pressione sugli atleti e sull'obbligo del vincere. Fu la Germania socialista ad ereditare tutto questo, insieme alla scoperta e l'uso delle droghe. La mostra di Garmisch resta aperta fino al 1° di maggio.